Oggi siamo a Milano al Tesla Store a parlare con Roberto Toro, responsabile comunicazione di Tesla Motors. Ciao a tutti, finalmente ci siamo, la Model S è arrivata in Italia ed è qui in esposizione fisicamente, finalmente a Milano. È una berlina dalle caratteristiche impressionanti, ricordiamo ovviamente che oltre ad essere interamente elettrica ha prestazioni incredibili, soprattutto paragonandola alle stesse auto del segmento a motore termico. È un'auto con 500 km di autonomia, una velocità di punta di oltre 200 km orari ed un'accelerazione che le permette di passare da 0 a 100 in poco più di 4 secondi. Il tutto associato ad un livello di innovazione tecnologica ed infotainment davvero incredibile. Roadster è stato l'apripista di Tesla Motors. Ad oggi Tesla Motors non sarebbe l'azienda che è, non sarebbe un'azienda quotata in borsa con più di 2000 dipendenti, cresciuta a dismisura, ma soprattutto non sarebbe un'azienda che ha ricevuto 14.000 prenotazioni per la Model S. 14.000 prenotazioni, ricordiamo, di persone che non hanno mai visto fisicamente quest'auto, ma che hanno provato il cosiddetto retrofit, la Roadster, il nostro apripista, e si sono resi conto di che cosa un'aziendina californiana fosse in grado di fare, e che quindi hanno deciso di ordinare la Model S. Realtà americana di Tesla Motors. La realtà americana dell'auto elettrica è sicuramente, se vogliamo, più avanti sotto alcuni punti di vista rispetto a quella europea. Tesla sta performando alla grandissima negli Stati Uniti, considerate che la California continua ad essere il nostro mercato di punta. Detto ciò, c'è da riconoscere che l'Europa sta crescendo a dismisura e che anche in Europa ci stiamo togliendo delle grosse soddisfazioni. E ora ti chiedo, come vedi lo sviluppo della auto elettrica nel nostro paese? Ad oggi ti posso dire che in Italia c'è ancora tanto da fare, ma che la strada è quella giusta, si sta facendo molto, sia da un punto di vista di comunicazione, quindi si sta cercando ovviamente di promuovere questo prodotto ancora decisamente innovativo, che da un punto di vista infrastrutturale. Evinau crede che la rete di ricarica deve assecondare le esigenze del guidatore. Per questo stiamo inaugurando una prima rete di ricarica autostradale in un autogrill. Tu cosa ne pensi, Roberto, della rete di ricarica su autostrada? Personalmente Tesla Motors consideriamo sicuramente la scelta di una colonnina di ricarica, di installare una colonnina di ricarica sulla rete autostradale, una scelta assolutamente azzeccata. Provate per esempio a prendere la Model S sarà un'automobile dalle lunghe percorrenze che spesso e volentieri si troverà a viaggiare in autostrada, ed è proprio in autostrada che avrà bisogno di ricaricarsi. Piacere avere Tesla Motors alle nostre inaugurazioni e nei nostri eventi, perché Model S finalmente dimostra che l'auto elettrica è arrivata. La Model S sulla quale siamo seduti in questo momento è il top di gamma, è l'85 kWh Signature. Noi viviamo nel paese dei dossi, l'Italia ha anche delle strade che a volte sono un tantino incidentate. Quest'auto ha un controllo della sospensione magnifico. Ce ne parli? Confermo sia il fatto che l'Italia è il paese dei dossi, sia il fatto che la Model S ha una gestione delle sospensioni impressionante. Sono sospensioni tutte indipendenti e tutte gestite elettronicamente. Un'altra cosa molto interessante sta nel fatto che io le posso settare in base sia alle mie abitudini di guida, sia al percorso che sto per andare ad affrontare. Grazie mille
il nome di Tesla Motors di essere passati alla prima esposizione fisica della Model S in Italia. Spero ci sia occasione di rincontrarci, probabilmente all'inaugurazione della colonnina di ricarica, della vostra colonnina di ricarica sulla rete autostradale. Ringraziamo Roberto Toro, che come sempre è stracompetente e stradisponibile. Sicuramente ci rivedremo all'inaugurazione della nostra colonnina di ricarica e speriamo nei prossimi eventi. Model S dà veramente l'avvio alla mobilità elettrica.